Se pensate che sia importante conoscere voi stessi solamente perché io o qualcun altro vi ha detto che è importante, allora temo che qualsiasi comunicazione tra noi termini qui. Ma se siamo d'accordo che è di importanza vitale che noi ci si comprenda completamente, allora voi ed io abbiamo un rapporto completamente diverso. Allora possiamo portare avanti insieme un piacevole, attento e intelligente studio. Non richiedo la vostra fede, non pretendo di essere un'autorità. Non ho niente da insegnarvi, nessuna nuova filosofia, nessun nuovo sistema, non vi è alcuna nuova strada che conduca alla realtà più che alla verità. Qualsiasi forma di autorità, specialmente nel campo del pensiero e della comprensione, è la cosa più distruttiva, più funesta. I capi distruggono i seguaci e i seguaci distruggono i capi. Dovete essere il vostro stesso maestro e il vostro stesso discepolo. Dovete mettere in dubbio tutto ciò che l'essere umano ha accettato come prezioso, necessario. Se non seguite qualcuno, vi sentite molto soli. Siate soli allora. Perché temete di stare soli? Perché siete a faccia con voi stessi, come siete e trovate che siete vuoti, ottusi, stupidi, sgradevoli, colpevoli, ansiosi. Un'entità secondaria, scadente, di seconda mano. Affrontate questa realtà, guardatela, non fuggitela. Nel momento in cui fuggite, comincia la paura. Quando ci analizziamo, non ci isoliamo dal resto del mondo. Non è un processo malsano. In tutto il mondo l'uomo è preso dagli stessi problemi quotidiani di noi. Così, quando ci analizziamo, non siamo affatto esseri nevrotici, poiché non vi è alcuna differenza tra l'individuo e la collettività. E questo è un fatto reale. Noi plasmiamo il mondo a nostra immagine. Non perdiamoci dunque in questa battaglia tra la parte e il tutto. Bisogna che io diventi consapevole di tutto il campo del mio io, che è la consapevolezza dell'individuo e della società. È solamente allora, quando la mente va al di là di questa consapevolezza individuale e sociale, che posso diventare per me stesso una luce che non si spegnerà mai. Allora, da dove cominceremo a comprenderci? Io sono qua e come devo fare per studiarmi, osservarmi, vedere quello che realmente succede dentro di me? Posso osservare me stesso solo in una relazione, poiché tutta la vita è relazione. Non serve a niente sedersi in un angolo a meditare su se stessi. Non posso esistere da solo. Esisto in rapporto con la gente, con le cose, le idee. E nello studio del mio rapporto con le cose esterne e le persone, così come con le cose interiori, comincio a comprendermi. Qualsiasi altra forma di comprensione è solo astrazione e non posso studiarmi in astratto. Non sono un'entità astratta, qui devo studiarmi come fatto reale, come sono, non come vorrei essere. La comprensione non è un processo intellettuale. Accumulare conoscenza su voi stessi e imparare su voi stessi sono due cose differenti, e
perché la conoscenza che accumulate su voi appartiene al passato e una mente che sia oppressa dal passato è una mente che soffre. Imparare su voi stessi non è come imparare una lingua, una tecnologia o una scienza. In questo caso naturalmente dovete accumulare e ricordare. Sarebbe assurdo ricominciare tutto da capo. Ma nel campo psicologico imparare è sempre presente, la conoscenza è passato e poiché molti di noi vivono nel passato e ne sono soddisfatti, la conoscenza diventa per noi straordinariamente importante. Ed è per questo motivo per cui adoriamo chi è molto intelligente, chi è molto astuto. Ma se imparate ogni momento, ogni minuto, se imparate osservando e ascoltando, se imparate guardando e agendo, vedrete che imparare è un movimento costante senza il passato. Se dite di volervi studiare gradualmente, aggiungendo un po' alla volta, poco alla volta, non state studiando voi stessi come realmente siete, ma attraverso una conoscenza acquisita. Lo studiare implica una grande sensibilità. Non c'è sensibilità se esiste un'idea che sia del passato, che domini il presente. Allora la mente non è più veloce, flessibile, agile. Molti di noi non sono sensibili neanche fisicamente. Mangiamo troppo, non ci preoccupiamo di una giusta dieta, fumiamo troppo, beviamo, di modo che i nostri corpi diventino insensibili. La qualità dell'attenzione dell'organismo stesso si fa ottusa. Come può esistere una mente sveglia, sensibile e chiara se lo stesso organismo è ottuso e pesante? Per comprendere qualcosa dovete viverci insieme, osservarla, conoscerne il contenuto, la natura, la struttura, il movimento. Per poter osservare il movimento della nostra mente, del nostro cuore, del vostro intero essere, del mio intero essere, dobbiamo avere una mente libera, non una mente che è d'accordo o no, che prende posizione nelle dispute, discutendo sulle semplici parole, piuttosto una mente che segua con l'intenzione di comprendere. Una cosa ben difficile da fare, poiché molti di noi non sanno come guardare o come ascoltare il nostro stesso essere, più di quanto non sappiamo come guardare la bellezza di un fiume o ascoltare la brezza degli alberi. Quando condanniamo, giustifichiamo, non possiamo vedere chiaramente. Ciascuno di noi ha un'immagine di quello che crediamo di essere o di quello che dovremmo essere. E ciò ci impedisce di vedere come realmente siamo. Guardare in modo semplice è una delle cose più difficili. E siccome le nostre menti sono molto complesse, abbiamo perso il pregio della semplicità. E non mi riferisco alla semplicità nell'abbigliamento, nel cibo. Mi riferisco alla semplicità che permette di guardare direttamente le cose senza nutrire paura, che permette di guardare noi stessi come realmente siamo senza alcuna distorsione. Di riconoscere quando mentiamo di mentire e non di nasconderlo, di fuggire.
c'è bisogno di tanta umiltà. Se comincio a dire io mi conosco, abbiamo già smesso di studiarci, oppure non c'è niente di importante da imparare su di me perché sono solamente un fascio di ricordi, idee, esperienze, tradizioni. Allora smettiamo di studiarci. E invece, se non avete alcun punto d'appoggio, se non c'è certezza, se non c'è alcuna conquista, eccola, la libertà di guardare, di raggiungere. E guardare con libertà è qualcosa di sempre nuovo. Un uomo sicuro di sé è un essere umano morto. Ma come possiamo essere liberi di guardare e studiare quando le nostre menti dalla nascita alla morte sono regolate da una cultura particolare nel limitato modello del nostro io? Condizionati, nazionalità, casta, ceto, tradizione, religione, lingua, educazione, letteratura, arte, costumi, consuetudini, propaganda, pressioni, dal cibo che mangiamo, dal clima in cui viviamo, dalla nostra famiglia, i nostri amici, le nostre esperienze, ogni forma di influenza che viene in mente. Quindi, di conseguenza, le nostre reazioni ad ogni problema sono condizionate. Siamo consapevoli di essere condizionati? Perché questa è la prima cosa da chiederci. E non come liberarci dal condizionamento. Come sappiamo di essere condizionati? Chi ce lo dice? Che cosa ci dice che abbiamo fame? Non è forse per la nostra reazione a un problema, a una sfida? Quando diventiamo consapevoli, questo condizionamento dovuto alla razza, alla religione, alla cultura, non genera una sensazione di prigionia? Possiamo vedere quando e quanto siamo condizionati, quando compare un conflitto nella continuità del piacere o nell'assenza del dolore. Se intorno a me, intorno a te, ogni cosa è perfettamente felice, tua moglie ti ama, tuo marito ti ama, voi l'amate, avete una bella casa, tutto fluisce secondo le consuete aspettative. Avete una casa meravigliosa, dei bambini belli, molti soldi. Allora ci sfugge il fatto di essere condizionati. Ma quando sorge lo scompiglio, per esempio quando vostra moglie si interessa a qualcun altro, perdete i vostri soldi o siete minacciati dall'ansia, dalla guerra, allora scopriamo di essere condizionati. Quando lottiamo contro ogni scompiglio, allora sappiamo di essere condizionati. Siamo turbati dalla vita, dalla politica, dalla situazione economica, dall'orrore, dalla brutalità, sofferenza, che regnano nel mondo come noi stessi. E da ciò comprendiamo quanto fortemente siamo condizionati. E che dovremmo fare? Accettare questo turbamento e vivere con esso? Abituarci ad esso? A vivere con il mal di schiena? Sopportarlo? Perché in tutti noi c'è la tendenza a sopportare le cose, ad abituarci ad esse, a darne la colpa alle circostanze. Ah, se le cose andassero bene sarebbe diverso, diciamo. Oppure datemi l'opportunità ed io realizzerò i miei sogni. Oppure sono distrutto da tutta questa ingiustizia, dando sempre la colpa dei nostri problemi ad altri, o all'ambiente o alla situazione economica.
se ci si abitua a questo turbamento, vuol dire che la propria mente è diventata ottusa, come succede quando ci si abitua talmente alla bellezza che ci ricorda, ci circonda da non esserne più colpiti, diventando indifferenti, duri, incalliti, e la propria mente diventa sempre più ottusa. Perché fuggiamo dai fatti reali? Molti di noi temono la vita quanto la morte. Temiamo per la nostra famiglia. Abbiamo paura della pubblica opinione. Paura di perdere il lavoro. Paura di perdere la sicurezza. E centinaia di altre cose. Possiamo fronteggiare qualcosa solo nel presente. E se non gli permettiamo di essere presente, perché accade, perché ne stiamo fuggendo e quindi non possiamo fronteggiarlo. Ora, se siamo veramente sensibili, veramente seri, saremo consapevoli non solamente del condizionamento, ma dei pericoli in cui esso si risolve. Non vediamo. Ci possiamo accorgere che il nazionalismo conduce all'autodistruzione attraverso un processo di analisi intellettuale, ma non emerge alcun contenuto emotivo, quindi diventiamo vitali solamente quando c'è un contenuto emotivo. Se vediamo il pericolo del nostro condizionamento solo come un concetto intellettuale, non accadrà nulla, perché in tal modo sorge un conflitto tra idea e azione. Quel conflitto ci priva dell'energia. È solo quando vedete immediatamente il condizionamento e il pericolo che ne deriva, come se vedeste un precipizio, che agite. Così vedere è agire. Molti di noi camminano nella vita disattenti, reagendo senza pensare, in conformità con l'ambiente in cui sono cresciuti. E simili reazioni generano solamente ulteriore schiavitù, ulteriore condizionamento. Ma nel momento in cui presterete totale attenzione al vostro, al nostro condizionamento, vedrete che siete, che siamo completamente liberi dal passato, che esso se ne scorre via naturalmente.